Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui, mi dispiace per il tempo che avete aspettato, spero che il tempo che stiamo impiegando in questo appuntamento porti dei buoni frutti per tutti. Mi presento subito, io sono Lorena Elia e sono presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Neopat. Questa è la nostra prima uscita pubblica e ci presentiamo in un convegno interamente dedicato al turismo d'impresa, realizzato grazie a Laboratori dal Basso, azione della Regione Puglia cofinanziata dall'Unione Europea. E abbiamo qui con noi Domenico, rappresentante dell'Arti dei Laboratori dal Basso, a cui lascio la parola per dei saluti. Prego. Ce la facciamo? Ok. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per essere qui, io sono Domenico Centrone, sono il referente dello staff di Laboratori dal Basso, non so quanti di voi conoscono questa iniziativa, è un'iniziativa che più o meno ha un annetto, un'iniziativa sperimentale ed è un'azione di supporto alle giovani realtà pugliesi, quindi parliamo di start-up, microimprese, cooperative, associazioni. L'obiettivo è fornire, dare un supporto a queste giovani realtà dando loro la possibilità di formarsi, di accrescere il proprio know-how e fare meglio quello che già fanno, quindi dar loro competenze, dar loro conoscenze per meglio fare impresa, quindi un'azione con forte ricaduta imprenditoriale. Diciamo che l'essenza dell'iniziativa Laboratori dal Basso sta per l'appunto nel suo stesso nome. L'obiettivo in questo caso è fornire la palla in mano alle giovani realtà pugliesi, le quali decidono per l'appunto dal basso, quindi sulla base dei propri bisogni di apprendimento, creano un vero e proprio percorso di apprendimento, quindi decidono cosa imparare, decidono da chi impararlo, quali sono i maggiori esperti anche a livello mondiale e decidono anche le modalità formative, quindi anche come impararlo. Quello che noi facciamo è portare qui questi docenti, questi imprenditori, questi relatori, portarli in Puglia affinché trasferiscano il loro know-how, le loro conoscenze al territorio pugliese, in primis sicuramente alle giovani realtà pugliesi, ma poi a chiunque sia interessato ai laboratori. Laboratori dal Basso è un'iniziativa che diciamo si divide in tre sottoazioni, per l'appunto una è quella dei laboratori, che sono per l'appunto questi percorsi di apprendimento che vi ho descritto, poi ci sono le testimonianze, che sono quelle di cui diciamo oggi fruiremo tutti, che quindi sono dei brevi incontri con dei relatori che diciamo principalmente imprenditori o comunque qualcuno che abbia fatto qualcosa di innovativo, quindi connessi al mondo dell'imprenditoria o dell'innovazione in qualunque settore. Quindi sono dei brevi talk pubblici in cui per l'appunto i relatori raccontano la propria esperienza a beneficio della comunità, del territorio. E poi c'è una terza iniziativa che è quella di mentoring, quindi un programma di affiancamento tra diciamo chi ha già fatto esperienza, quindi chi ha già esperienza, è una giovane realtà che opera, che quindi è in uno stato primordiale, quindi uno scambio di conoscenza a favore della giovane realtà da parte di chi invece ha già fatto esperienza in un determinato settore. Queste sono le tre iniziative. Per laboratori e testimonianze avete ancora tempo, qualora siate interessati, a diciamo effettuare delle candidature fino al 30 di giugno, invece l'iniziativa di mentoring sarà aperta fino a fine anno. Io diciamo mi fermerò poco qui in sala, comunque se avete domande o curiosità, richieste di informazioni sulle iniziative, potete contattarci tramite i nostri canali istituzionali, il sito internet laboratoridalbasso.it, oppure siamo presenti anche sui vari social. Io vi ringrazio sicuramente l'associazione Neopat, che è stata la promotrice di questo evento, per lo sforzo organizzativo e per aver organizzato il tutto. Ringrazio i tre relatori che sono oggi qui presenti, siamo molto onorati di avervi qui e vi auguro un buon convegno. Ciao. Vi presento le nostre testimonianze. Abbiamo in sala una delegazione torinese che ha fatto un bel viaggio per raggiungerci. Sono tre persone che ho avuto modo di conoscere ieri sera, oggi tre persone stupende: Francesca Cossa accanto a me,
responsabile del prodotto Made in Torino Tour de Excellence, l'iniziativa di Torino Turismo e Provincia e della Camera di Commercio di Torino, che ha fatto dell'elemento fondamentale e fondante della città di Torino, ossia l'industria e l'impresa, un'attrazione turistica, un prodotto turistico. Il professor Luca Savoia, professore di sociologia presso l'Università di Torino, e Giacomo Tillino, imprenditore del settore agroalimentare torinese, che ci porterà l'esperienza della sua azienda inserita nel circuito di Made in Torino Tour de Excellence. Come vi ho già detto, io sono Lorena Elia e sono presidente di Neopat. Vi presento la nostra associazione. Noi siamo 7 giovani salentini che nella primavera dell'anno scorso hanno scelto di mettere insieme idee e saperi per strutturare un progetto che è poi risultato vincitore del bando di finanziamento della Regione Puglia Principi Attivi 2012. Made in Tu non conosci il Sud è un progetto di turismo d'impresa. Il nome deriva, Tu non conosci il Sud, è l'incipit di una poesia, peraltro incompiuta, di Vittorio Bodini, poeta salentino che ha sempre vissuto un rapporto controverso e difficile con il suo Salento. E in questa poesia, Tu non conosci il Sud, le case di calce da cui uscivamo al sole come numeri dalla faccia d'un dado, c'è tutta l'immagine che Bodini vuole consegnare a noi del suo Salento, di una terra ferma e placida. E noi di Bodini vogliamo accogliere la visione di un Salento che ha bisogno di una scossa, e diciamo che vorremmo anche dargliela una scossa a questo Salento. Quindi concepiamo Tu non conosci il Sud come un monito e un'esortazione a conoscere appieno il Sud e il Salento, e lo rivolgiamo soprattutto a noi stessi che abitiamo questa terra. Dunque, diciamo che abbiamo detto che Made in è un progetto di turismo d'impresa, lo possiamo definire un attimo. Lo definiamo come un'altra forma di turismo che non è attratto dai tradizionali prodotti turistici, è attratto invece da un elemento apparentemente estraneo al fenomeno turistico, perché ossia l'impresa, l'industria, le produzioni, il lavoro, insomma. In realtà questi aspetti però non sono per niente estranei al fenomeno turistico, perché a ben riflettere è proprio attraverso le sue produzioni, le sue imprese tipiche, locali, che un territorio si racconta appieno e rivela la sua reale identità, il suo lato più vitale. Noi ci piace definire il turismo d'impresa così: un turismo alla scoperta di luoghi e prodotti che raccontano del chi eravamo per capire chi siamo oggi, del cosa facevamo e del cosa facciamo oggi, attraverso la conoscenza della cultura e dei valori che identificano uno stile di vita e di produzione. È un turismo culturale, non è un turismo di massa e invasivo che costringe i territori che lo ospitano a subire un costo, a pagare un costo alto in termini di vivibilità. È un turismo di nicchia che rispetta le identità dei luoghi e contribuisce alla diffusione e alla condivisione di conoscenze ed esperienze, anche antiche, che rischiano il dimenticatoio. Made in sostanza prevede la registrazione di un marchio d'area collettivo. Il marchio sarà lo strumento contenitore di un circuito di aziende, musei e siti di archeologia industriale che sceglieranno di aprire le proprie porte al pubblico dei visitatori attraverso la progettazione di itinerari di visita d'impresa da inserire in più ampi pacchetti turistici. Made in si rivolge ed ha l'obiettivo di coinvolgere la maggior parte, forse tutti, i settori dell'economia salentina, e cioè il TAC, l'agroalimentare, l'agricoltura, l'artigianato artistico e le strutture ricettive. Al marchio potranno aderire anche musei d'impresa e siti di archeologia industriale. I musei d'impresa, il sistema museale del Sud Salento è abbastanza variegato, anche se forse è poco conosciuto ai più, e si differenzia, ci rivolgiamo a musei di storia ed archeologia, scienza e storia naturale, scienze e tecniche, ecomusei e agrimusei, e musei di etnografia ed antropografia. Per quanto riguarda i siti di archeologia industriale, io immagino e penso che sarà bellissimo e affascinante andarne alla scoperta, e vediamo che si differenziano anche questi in diversi tipi, ossia dell'industria alimentare, dell'industria manifatturiera, dell'industria estrattiva, delle infrastrutture di trasporto e di servizio. Le attività di Made in Tu non conosci il Sud, e quindi della nostra associazione Neopat, che avrà il compito di tradurre in fatti concreti le attività e le idee progettuali.
Le attività si dividono in diversi campi, quelle turistico-culturali, ossia nella progettazione di itinerari turistici, nell'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari e simili, in attività di formazione, quindi nell'organizzazione di laboratori e corsi formativi, in attività editoriali, infatti prevediamo la produzione di prodotti editoriali di diffusione del turismo, della cultura e della storia, attività promozionali, ossia organizzazione e partecipazione a workshop, incontri promozionali con operatori locali ed esteri, mostre e fiere, missioni economiche, attività di networking, creazione di una rete di partnership operative con le realtà istituzionali, sociali, turistiche, culturali, economiche dell'ambiente locale, servizi di consulenza legale, finanziaria, commerciale e di marketing. Questo che vedete è lo schema competitivo di Made in Tu non conosci il Sud, che prende vita grazie alla preziosa collaborazione dei nostri partner di progetto, che sono il GAL Capo Santa Maria di Leuca, il quale è un naturale collettore e interlocutore delle aziende del territorio, il quale veicolerà il nostro progetto presso queste aziende e lo promuoverà. Attraverso la cooperativa Imago, che è la cooperativa che gestisce il sistema museale del Sud Salento e che svolgerà attività di comunicazione nei confronti dei musei. Attraverso l'AIPAI, l'IBAM e il CNR, che sono l'AIPAI, l'Associazione per il Patrimonio Archeologico Industriale Italiano, promuoveranno il nostro progetto presso e ci aiuteranno nella scoperta e nella progettazione degli itinerari riguardanti i siti di archeologia industriale. Portatori Onlus, di cui c'è il presidente in sala, che saluto, Antonio, e ringrazio per la grande collaborazione, che è un'associazione di volontariato molto radicata nel territorio, ci aiuterà sicuramente la sua azione di comunicazione a raccogliere più adesioni possibili dei visitatori locali, e attraverso Confindustria e Sotravel immaginiamo di raggiungere visitatori non locali attraverso anche tutte le nostre attività di promozione che andremo a svolgere. Elemento aggiuntivo di Made in è la realizzazione di un sito e-commerce che inizialmente non era previsto, che abbiamo introdotto in seguito alle richieste di diversi imprenditori con cui abbiamo avuto a che fare in questi mesi, che si chiamerà market.tunonconoscilsud.it, in cui troveranno ovviamente visibilità i prodotti delle aziende aderenti al marchio. Il convegno di oggi punta ad analizzare e comprendere, attraverso la testimonianza dei nostri relatori, il successo e i vantaggi del sistema imprenditoriale, turistico, ricettivo del turismo d'impresa in altri contesti nazionali. Per questo direi di iniziare a lasciare la parola al professor Savoia, che ci introdurrà al tema del turismo industriale con la sua testimonianza. Grazie. Grazie. Solo che io, com'è? Che trovo? Esca. Dov'è il mio? Va bene, intanto che troviamo, riusciamo a trovare la mia presentazione. Io sono abbastanza incapace dal punto di vista informatico. Comunque, dunque, ne approfitto per dire una cosa che normalmente si dice all'inizio dei convegni, ma questa volta mi sento di dirla veramente, se permettete, con il cuore. Io vorrei ringraziare per tanti motivi gli amici di Neopat che ci hanno coinvolto in questa iniziativa, ma soprattutto per il loro entusiasmo, lo dico veramente spassionatamente. Io per lavoro ho a che fare con molti studenti, ragazzi che sono al termine del percorso formativo, dottorandi, e per me è sempre, lasciatemi usare il termine, meraviglioso vedere delle persone che ci credono, ed è bello vedere entusiasmo, commitment, impegno, creatività, tutto questo in un progetto di lavoro. E quindi già solo aver apprezzato anche presso di voi questo commitment, questo impegno, questo fuoco che arde dentro, è una cosa molto interessante. Già è valsa la pena venire qua. Grazie. Per vedere queste cose, lo dico sinceramente col cuore, e poi vi ringrazio anche per la conferma della spettacolare ospitalità che ormai è tradizionalmente nota delle vostre terre, che ogni volta che si viene qua è sempre una cosa sinceramente meravigliosa. Bene. Grazie.
Esatto. Detto questo, quando ci siamo un po' divisi il lavoro, ho capito che a me toccava la parte del noioso, perché devo fare l'introduzione e spiegarvi, o perlomeno tentare di spiegare con un intervento, diciamo, di taglio generale, anche se il più possibile operativo, di che cosa stiamo parlando, che cos'è sta storia del turismo d'impresa, perché tutti la dichiarano, tutti la declinano, ma ha mille sfaccettature, forse è meglio almeno porre alcune basi e iniziare a vedere quali sono gli ambiti di questa cosa del turismo d'impresa. Poi, se riuscite a sopportare questo mio intervento, finalmente passerò la parola a chi ha le mani in pasta, cioè a Francesca e a Giacomo, che vi faranno anche da sentire da viva voce quali sono i problemi operativi. Io mi sono iniziato a interessarmi in particolare di turismo d'impresa già da un po' di anni, ma in particolare quando, grazie soprattutto al lavoro di Francesca Cosche qui accanto a me, organizziamo nel 2010 la terza conferenza europea della visita d'impresa a Torino. Ci occupammo di fare una cosa un po' diversa dalle solite conferenze e per la prima volta svolgemmo un'indagine sul campo, sul territorio che ci competeva, la regione Piemonte, ma non solo, diciamo l'Italia del nord-ovest, per vedere un po' il punto di vista dei vari attori implicati in questa storia che è il turismo d'impresa, in termini di punti di forza e punti di debolezza. Da allora siamo andati indagando e tentando di creare, oggi va di moda dire, una rete di conoscenza, di studiosi del turismo d'impresa anche in Europa, e ci confrontiamo sovente con colleghi di Francia, Spagna e di altri paesi. Quindi diciamo, il senso del mio intervento sarà appunto presentarvi un po' un panorama di che cosa si intende oggi per turismo d'impresa e di come è possibile immaginare il turismo d'impresa come effettivamente turismo. E poi, fedeli un po' al nostro incarico di illustrare i punti forti ma anche le criticità, aprire qualche flash sugli aspetti più problematici, sulle aree dove dobbiamo lavorare più in dettaglio per sviluppare questa forma turistica. Innanzitutto occorre dire che il turismo d'impresa non è nuovo. Chi fa l'imprenditore, poi ce lo dirà credo meglio Giacomo, ma se ci sono degli imprenditori in sala lo sanno benissimo che da sempre le imprese sono visitate da persone esterne all'impresa stessa, quindi le visite d'impresa ci sono sempre state. Oggi noi parliamo di questa attività intendendola come un'attività turistica tutto tondo, cioè iniziare a pensare, a presentare, a promuovere, a offrire le imprese che funzionano, che operano, qualunque imprese esse siano, allo stesso modo con cui si presentano, si offrono, si promuovono e si fanno visitare musei, eventi, spettacoli, luoghi di culto, luoghi di architettura pregevole, spiagge, sagre, manifestazioni. L'impresa può, secondo questa tesi, e molte esperienze lo confermano, può essere considerata tout court un'attrazione turistica, dentro la quale poi ci dobbiamo mettere alcune cose, ma sicuramente di questo vogliamo parlare. Non ancora, io sono logorroico come tutti i professori, quindi prima di proiettare i lucidi parlo un po'. Inizierei chiedendomi o tentando di dare alcune risposte sul primo aspetto, vale a dire: ma perché dovrebbe essere interessante visitare un'impresa partendo da un attore centrale, che normalmente negli studi di turismo è sempre presente ma altrettanto sempre dimenticato, cioè i turisti? Per che motivo un turista dovrebbe avere interesse? Perché il turista contemporaneo, oggi come oggi, si interessa di visita d'impresa o di turismo industriale? Ma basicamente per alcuni motivi che sono dovuti essenzialmente al fatto che il turismo è cambiato. Noi oggi qua parliamo di turismo in una terra altamente turistica, ma anche fortemente stagionalizzata dal punto di vista turistico, ma indubbiamente il turismo è cambiato. Innanzitutto, adesso possiamo farlo, spero di azzeccare, molto brevemente, di che cosa parliamo? La visita d'impresa è uno dei settori di quella grande famiglia che normalmente in Europa viene chiamato turismo industriale.
Il termine industriale suona un po' sinistro in Italia perché sa un po' troppo di manifattura, quindi noi lo preferiamo utilizzare il termine turismo d'impresa, perché, come ci ricordava prima lei, normalmente le imprese sono fatte di artigianato, di servizi, di attività agricole, di settore primario, di settore terziario, non necessariamente di manifatture. Grosso modo, oggi come oggi, noi parliamo di turismo industriale parlando di tre cose. Il turismo dell'archeologia industriale, che è una forma, una sottospecie di turismo culturale, no? Andare a visitare reperti del passato, così come si visitano appunto reperti del passato di capolavori storico-architettonici come quello che ci contiene oggi, ma anche le imprese, le aziende, le manifatture di un tempo, l'epopea della rivoluzione industriale che si è sviluppata in vari momenti in Italia e in Europa, può diventare un oggetto di interesse turistico. Siamo nell'aspetto del turismo industriale. Io non per mio vezzo uso le parole inglesi, ma per riprendere un po' la bibliografia internazionale, quello che si chiama Industrial Heritage Tourism, che ricorda, è un pezzo di turismo culturale. Poi esiste un settore del turismo industriale che può essere ricondotto all'uso turistico di luoghi, di manufatti che erano dell'industria. Ogni città, ogni luogo ha un reperto di questo genere. Ieri ci avete fatto vedere il Sansificio, che è diventato qualcosa d'altro in questo momento, è diventato addirittura un luogo di attività commerciale. In altri posti, quasi tutte le città hanno una ex fabbrica, una ex manifattura che è diventato qualcos'altro. È diventata una stazione, è diventato un luogo di eventi, è diventato una multisala cinematografica e tutto. Si può immaginare anche forme turistiche che contengono il tempo libero, ma vengono fatte osservando anche il contenitore. Infine, quello che nella nomenclatura inglese si chiama Living Industry Tourism è quello di cui oggi parliamo, la visita d'impresa, cioè visitare imprese vive, funzionanti, alla stessa stregua delle attrazioni turistiche più consolidate. Sotto, come vedete, in questa scarna tabellina, io non sono molto bravo a fare i disegnini col computer, ma comunque l'importante è capirci, sotto in questa scarna tabellina vedete che il turismo della visita d'impresa ha molte aree di sovrapposizione con quello che è il turismo dello shopping, il turismo enogastronomico. Se andate in giro, ad esempio in Spagna, molto turismo industriale è considerato, è dato dalla visita alle cantine, dove naturalmente l'interesse della produzione enologica è importante, ma è altrettanto importante la degustazione e l'acquisto. Quindi le aree di sovrapposizione sono diverse. Questo per chiarire che oggi noi parliamo di un pezzo di turismo industriale, la visita d'impresa è una di queste cose, ma è anche il pezzo, direi, più promettente, più innovativo, perché anche qui è stato già detto, si tenta di fare turismo in un luogo che nega l'essenza del tempo libero, cioè un luogo che contiene il lavoro. Da sempre lavoro e tempo libero, lavoro e turismo sono stati considerati concettualmente diversi. Quali sono i motivi che dovrebbero rendere potenzialmente interessante questa offerta al turismo, al turista moderno? Ma grosso modo sono tre, come vedete in questo lucido. Il primo, il turismo contemporaneo si è modificato, tendenzialmente si sta sostituendo l'unica vacanza lunga canonicamente svolta durante il periodo estivo, questa si mantiene ma comunque si comprime nel tempo, con una serie di vacanze più brevi svolte durante l'anno. Questo porta a un interesse, a una visita per luoghi che non erano interessati dal turismo più tradizionale, no? Quindi esiste una mobilità verso località del tempo libero che favorisce l'inclusione di queste località anche di luoghi che normalmente non erano considerate turistiche. La seconda grande macro tendenza, noi stiamo assistendo, questo lo sanno tutti, vediamo, dopo ci sarà, immagino, un intervento via Skype, un restringimento del tempo e dello spazio attraverso le nuove tecnologie che io così poco conosco, i nostri amici sanno sicuramente usare meglio di me e credo di molti di voi, internet, la possibilità di comprare, di vedere, di misurare, di osservare attraverso la rete.
tende a rendere interessante anche dal punto di vista turistico tutto un insieme di luoghi e di situazioni che prima non erano neanche considerate, perché non stavano nelle guide turistiche, non stavano nei discorsi dei turisti che venivano passati bocca orecchio e così via. La scenografia turistica si sta allargando grazie ai nuovi media, alle nuove forme di comunicazione, e dentro questa nuova scenografia turistica non è più impensabile introdurre anche l'impresa, anche il luogo della manifattura, anche il luogo del lavoro. Terzo aspetto, vi è una tendenza generale, qua poi finisco con gli aspetti direi introduttivi, vi è una tendenza generale a ricercare la possibilità di individualizzare le scelte di consumo, vale a dire i turisti amano essere organizzati, ma dentro questa organizzazione amano anche avere degli spazi, chiamiamoli così, di presunta o reale libertà personale di scelta. Ecco, andare a visitare un'azienda è in qualche modo la possibilità di fare qualcosa di diverso dentro degli schemi di turismo standardizzati. È una delle possibilità, come tenterò di dimostrare da qui più avanti, è una delle possibilità che relativamente in maniera facile permette una individualizzazione di forme turistiche di gruppo. Questo aspetto si consolida in un'altra considerazione che è tipica degli studi turistici di questo periodo, che è data dal fatto che esiste una quota sempre più rilevante, sempre più crescente di persone, e noi tre di sicuro oggi l'abbiamo provato, siamo tra quelli, di persone che si sentono sempre più attratte su proposte turistiche che fondano, mescolano la quotidianità, cioè un aspetto familiare dell'uso del tempo, con la novità. In questo senso, quindi, per un turista visitare le imprese risulta abbastanza congruente. Tu vai a vedere qualcosa di relativamente familiare, ma in una prospettiva nuova. Non ha più una connotazione negativa, quindi entrare dentro le imprese da turista, che fino a poco tempo fa erano un luogo, come ho detto prima, un luogo elettivo per negare la dimensione del divertimento, non è più incoerente, perde i tratti della negatività, non vado più in un luogo dove il mio tempo era un tempo in qualche modo connotato negativamente perché non era tempo libero, ma diventa un luogo interessante. Questo in senso molto generale ci permette di parlare che il turismo d'impresa, della visita d'impresa, ha un forte potenziale. Poi bisognerà pensare, parleremo di come trasformare questo potenziale in una realtà attuale, ma un forte potenziale dal punto di vista dell'attrattività turistica per l'offerta contemporanea. Da tre punti di vista, sempre andando per sintesi e per schemi. La prima, la possibilità di scoprire e conoscere una parte senza dubbio autentica della cultura locale. Vi è una tendenza generalizzata nel turismo dei giorni oggi. Le persone vogliono fare qualcosa di originale, scoprire l'autenticità. Tuttavia questa scoperta dell'autenticità non deve essere troppo, lasciatemi usare il termine tra virgolette, faticosa dal punto di vista turistico. Deve essere una scoperta facilitata dell'autenticità. Bene, se ci pensiamo, da una parte il turismo, per rendere possibile questa scoperta dell'autentico, determina una forma di artificializzazione, di messa in scena artificiale di molti luoghi destinati ai turisti. Questo rischio dentro le imprese non c'è, perché le imprese non sono pensate per il turismo, resteranno sempre originali, sempre autentiche. Stare dentro un'impresa da turista permette di soddisfare questa esigenza che molti studi di marketing turistico considerano attuale. Oggi è una tendenza veramente importante. Quindi, se noi riusciamo a far emergere la dimensione turistica del lavoro, dell'impresa, del luogo del lavoro, abbiamo una forte possibilità di soddisfare questa esigenza, questa ricerca di autenticità che è tipica del turista contemporaneo. Secondo aspetto, che è un'altra delle tendenze più ricercate dai turisti, soprattutto da alcune categorie di turisti di questo periodo, di questi mesi, di questi anni, diciamo così, cioè la possibilità di innescare delle relazioni autentiche con le persone del luogo, quello che gli inglesi chiamano host-guest relation, cioè relazioni tra ospiti e ospitanti. Ma che anche qui
Molte relazioni con il personale turistico sono tra ospiti e ospitanti, tuttavia sono relazioni forzate dalla dimensione commerciale. Evidentemente l'ospite e l'ospitante, dentro questa relazione c'è qualcuno che paga e qualcuno che fornisce un servizio. Dentro l'impresa queste relazioni possono essere ricostruite. Anche qui vi è una nuova prospettiva della possibilità di creare relazioni tra persone. E infine, che è direi l'aspetto potenzialmente più interessante, almeno dal punto di vista operativo, la visita d'impresa, il turismo d'impresa, offre l'opportunità di fare qualcosa durante il turismo, che è la terza grande esigenza dei turisti contemporanei. Non è più sufficiente osservare passivamente, è necessario offrire l'opportunità di, come ho scritto, sperimentare, provare, gustare, acquistare il più possibile i prodotti locali, perché sono prodotti che testimoniano l'autenticità dell'esperienza. Queste tre macro aree sono le aree in cui possiamo dire che c'è una prospettiva, che il turismo d'impresa, se ben costruito, se ben declinato, ha una prospettiva di crescita. Di nuovo, poi magari se volete ci sono degli interventi, possiamo ritornare e discutere, non credo che sia opportuno essere troppo ingessati. Vediamo ora brevemente quali sono i motivi dal punto di vista di un altro attore, cioè dal punto di vista delle imprese, che dovrebbero favorire e aumentare la possibilità, grazie, della visita d'impresa. Prima abbiamo visto brevemente i motivi che dovrebbero sostenere la visita d'impresa dal punto di vista dei turisti. Perché alle imprese dovrebbe convenire o dovrebbe interessare aprire le porte dal punto di vista turistico? Basicamente, alla luce delle esperienze di ricerca che abbiamo condotto direttamente, ma anche da quelle condotte da altri colleghi in Europa, grosso modo ci sono cinque grandi aree che spiegano il perché a un'impresa dovrebbe convenire. Occorre dire una cosa prima di esaminare un po' più in dettaglio questo lucido. Grosso modo ci sono due grandi modalità di fare visita impresa. Imprese che vendono o hanno a che fare con prodotti destinati al pubblico, quindi in qualche modo che hanno dei prodotti vendibili sia in maniera diretta che indiretta al visitatore, o imprese che hanno sistemi di produzione, manifatture o obiettivi che non hanno una finalizzazione sul mercato. Queste due imprese possono essere entrambe attratte, interessate ad aprire le porte, però le motivazioni sono diverse. Come vedremo a Torino, ad esempio, è possibile andare a visitare l'Air Italia, che produce i moduli per lo shuttle che viene mandato sullo spazio. Evidentemente ben pochi visitatori potrebbero acquistarsi un pezzo di razzo, ammesso che sia interessante, ma comunque l'Air Italia non glielo venderebbe. Ma perché l'Air Italia o un'impresa di questo genere dovrebbe aprire le porte? Naturalmente i suoi motivi sono diversi da un'impresa che invece ha un brand, un marchio, dei prodotti che finiscono sul mercato finale, come penso ci racconterà Albergian, no? Che ha un bel marchio che è interessante per il pubblico, per cui la visita d'impresa ha naturalmente delle finalità che io ho messo qui nel gruppo A di questo lucido, di tipo marketing commerciale. Poi a seconda della dimensione, delle caratteristiche di impresa, questa cosa può essere declinata, no? La visita d'impresa dal punto di vista dell'azienda, così è molto, credo, facile intuirlo, è un buon strumento di marketing. Ci sono delle motivazioni tipo appunto di marketing, che vuol dire vendere e commercializzare direttamente i prodotti. Ci sono tutta una serie di esempi in giro per l'Europa di aziende anche di una certa dimensione che fanno significative quote del fatturato con la vendita diretta ai visitatori, che hanno fatto della visita d'impresa addirittura uno strumento di vendita rilevante, non secondario, rilevante. Altre imprese che utilizzano la visita d'impresa come promozione del brand, del marchio, cioè il più possibile persone che conoscono, vedono, si fidelizzano intorno a quel marchio, sono tutte motivazioni che possono essere alla base dell'apertura delle porte, che di fatto sono alla base dell'apertura delle porte. Una seconda famiglia che rientra in questa logica è quella della costruzione o rafforzamento dell'immagine aziendale. Un caso su tutti: chi va a visitare
tra i visitatori degli stabilimenti di Maranello della Ferrari immagino ci siano ben pochi acquirenti, eppure il rafforzamento del brand, dell'immagine del cavallino rampante attraverso il berrettino, le sciarpe, tutto il merchandising col marchio Ferrari, naturalmente un interesse rilevante per la casa, perché lì si rafforza non tanto la possibilità di vendere il prodotto, ma di individuare una strategia di company image, di brand. Dall'altra parte esiste anche tutta un'area su cui forse nella prima fase, a seconda delle dimensioni, può apparire più o meno rilevante, ma un'area che io definirei di responsabilità sociale. Talvolta alle imprese conviene stimolare e sviluppare turismo al suo interno per una motivazione di responsabilità sociale. L'impresa è un attore sociale sul territorio. Allora, se da una parte diciamo che dentro il turismo d'impresa c'è la possibilità di sviluppare turismo nel territorio e dall'altra parte vediamo che ci sono delle imprese disponibili a farlo, ecco che questa motivazione, supportata da diversi motivi, relazioni con gli stakeholder, affermazione del ruolo dell'azienda come attore sociale, vedete, non sto a leggervi l'elenco che ho messo dentro la famiglia C, ma le motivazioni sono chiare, ecco. Il turismo d'impresa può anche diventare un buon strumento per affermare una cosa che oggi come oggi sta diventando sempre più centrale, almeno in aziende di una certa dimensione, cioè il ruolo sociale, l'affermazione che le aziende, le imprese rispetto al territorio hanno una qualche responsabilità che va al di là del semplice fatto di fare bene il proprio mestiere. Dentro o accanto alla responsabilità sociale c'è l'idea delle relazioni esterne, le visite possono servire anche a questo, a fare una gestione della rete di rapporti con gli attori esterni e una gestione del rafforzamento di legami con associazioni di ex fornitori, di ex dipendenti, di fornitori e così via. Infine, una delle motivazioni che più recentemente sono andato a misurare, alcune aziende, in particolare mi ricordo in Francia andai a visitare un'azienda che produceva qualcosa tipo i microchips per le chiavette, un aspetto che alla fine non avevo neanche ben capito di che cosa si trattasse, e chiesi all'amministratore delegato di questa azienda, lì un paio di centinaia di dipendenti di altissima qualificazione, gli dico, ma perché tu fai visitare questa azienda che è una cosa sconosciuta come marchio, ai più anche sconosciuta come oggetto del business, come produzione. Lui mi disse perché lavoratori ad alta qualificazione si sentono gratificati a poter dare spiegazioni del loro lavoro. C'è anche una motivazione di, chiamiamola, di benchmarking interno, cioè all'impresa potrebbe servire la visita non tanto per i motivi forse più chiari che ho citato prima, ma quasi anche come strumento di strategia di organizzazione aziendale. Buon clima aziendale, aumento della quella che chiamiamo cultura d'impresa, può anche essere supportato da queste attività. Avere dei visitatori che apprezzano il lavoro dei propri dipendenti può anche essere un obiettivo strategico che combacia bene con lo sviluppo della visita d'impresa. Che cosa parliamo quando parliamo di visita d'impresa? Qui vado molto veloce perché poi sicuramente Francesca entrerà più nel dettaglio, ma per parlare di visita d'impresa secondo me occorre parlare di un qualcosa che si svolge almeno in 6 tappe. Poi ognuno naturalmente se la può declinare come vuole, come dicevamo stamani parlando di altro, io non vedo tanto la possibilità di definire una struttura, una certificazione di che cosa la visita di impresa. Tuttavia, per parlare di visita di impresa dal punto di vista turistico, grosso modo occorre un momento in cui accogliamo i visitatori e presentiamo l'impresa, che cos'è, che cos'era, che cos'è stata, che cosa sarà. Quindi il punto 1 e il punto 2. Un percorso di visita, nella nostra esperienza, ci sono visite dall'1 alle 3 ore, diciamo così, il fattore del tempo poi ci tornerà utile per uno degli aspetti su cui dovremo parlare. Poi una fase di sperimentazione che credo sia molto importante per trasformare la visita in un semplice aspetto conoscitivo in un momento turistico. Il turista ha bisogno di una dimensione ludica, in qualche modo si deve divertire, deve giocare.
fatemi passare questi due termini tra virgolette, ma questi due elementi ci devono essere. Poi ci si può divertire, ci si può giocare in tanti modi, ma la visita non è solo l'osservazione e non è solo l'ascolto del racconto. Quanti di noi si annoiano, possiamo dirlo, quanti di noi si annoiano a vedere un'esposizione o un museo quando ti danno l'audioguida, che ti, adesso girati a sinistra, guarda, ti dicono che qua è del 600, gira a destra, dopo un po', io personalmente non ne posso più. Bisogna fare qualcosa, divertirsi e giocare. Un quinto, qualcuno ha sabotato la mia lunghissima slide, scusate. Un quinto momento di tutta una serie di attività accessorie che chiamiamoli l'aspetto, chiamiamolo commerciale di marketing, che può essere declinato in mille modi, perché badate bene, non è solo la vendita diretta, che in alcune aziende è evidente, un punto importante della visita, ma anche, diciamo, la fornitura di tutti quelli che possono essere gadget, oggetti con il marchio dell'impresa, omaggistica varia, che probabilmente per alcune imprese sono un costo marginale, ma hanno una ricaduta fondamentale nell'esperienza dei turisti. I turisti da un'impresa devono uscire con qualcosa in mano, comprata, regalata, assaggiata, fornita, meglio entrambe le cose. Questo è un altro momento importante. Laddove questo combacia con un'idea di commercializzazione diretta, tanto meglio, ma non è necessariamente che la fase 5 si sostanzi in una commercializzazione diretta. Infine una fase di commiato dove eventualmente si può misurare la soddisfazione o chiedere notizie sull'esperienza vissuta. Bene, se questa è la visita d'impresa, tentiamo di dire quali sono le potenzialità turistiche. Le potenzialità turistiche, anche qui vado in maniera molto rapida perché è una presentazione generale, non è certo una lezione. I fattori, le potenzialità turistiche, i fattori di attrazione turistiche, secondo me sono di sette tipi, sette cose importanti che ti può fornire la visita d'impresa. La prima, le imprese visitate come attrazioni turistiche permettono di diversificare e differenziare l'offerta turistica di un territorio. Rende più ricca l'offerta, ciò che si può fare in un certo luogo, e la rende diversa. Perché la rende diversa? Questo è un aspetto importante. Noi stiamo vivendo una fase in cui il turismo è solo apparentemente diverso. Le offerte sono sempre più subdolamente standardizzate, anche se tu vai in luoghi diversi, grosso modo ti fanno fare sempre le stesse cose. Perché la visita d'impresa da questo punto di vista ha una potenzialità strategica? Perché ogni impresa è un unicum. Non puoi replicare l'impresa, mentre puoi replicare la vita da spiaggia, puoi dire che la spiaggia di qui è più bella di quella di là, il mare qui è più blu dell'altro, ma grosso modo è quello. Le imprese offrono un'esperienza unica, può essere interessante o meno, ma è unica. Quindi, primo punto a favore, diversifica e differenzia. Secondo punto, non è stagionale, che per i territori di cui che ci ospitano, per il vostro territorio, credo che sia un aspetto molto interessante. Normalmente, salvo i cicli produttivi, salvo le stagionalità della produzione, è possibile visitare imprese sempre durante il corso dell'anno. Non è un fattore da poco. Terzo aspetto, è innovativo, perché permette di vivere, come ho detto, non torno sugli aspetti generali, ma permette di vivere un'esperienza diretta dentro un luogo vero, dentro un luogo autentico, non sterilizzato dal turismo. I turisti, come normalmente dicono gli americani, destroy what they seek. Il turista distrugge quello per cui è interessato. Tanti turisti, dopo un po' l'oggetto turistico diventa meno importante, meno interessante. Troppa gente, il luogo diventa meno bello. Chissà come mai. Ma perché è una dinamica del consumo su beni non replicabili. Ecco, dentro l'azienda questo rischio è molto relativo. Le aziende continueranno a essere vive, non sono pensate per essere visitate. E questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare, si può sfruttare molto bene dal punto di vista turistico. Quarto, porta anche all'interno di luoghi molto turistici a visitare angoli, territori che non erano interessati al turismo. Quindi offre una maniera di messa in scena turistica diversa.
permette di tracciare dei nuovi itinerari all'interno di luoghi turistici già conosciuti, permette di fare delle alternative turistiche o, ancor di più, permette di introdurre il turismo dove turismo non c'è, dove turismo ce n'è poco, anche se non è questo il vostro caso. Quinto punto, come ho già modo di dire, non voglio ripetermi, è un'esperienza effettivamente autentica, è una delle esperienze realmente autentiche che un territorio può offrire, proprio per quanto dicevo prima, perché le imprese non sono lì per essere visitate dai turisti, non sono dei musei, né sono delle mostre, né sono delle attrazioni, né sono delle sagre costruite ad hoc a metà di agosto quando ci sono tanti turisti. Le imprese sono lì per fare altro e poterle visitare permette questa autenticità di cui parlavamo. Sesto, dentro le imprese, soprattutto imprese di piccola dimensione, imprese artigianali, imprese depositarie di un sapere locale importante, è possibile un contatto reale con la cultura locale, la back region, come la chiamano gli inglesi, cioè la vita dietro la scenografia. E i turisti sono abituati a vivere su un palcoscenico dove tutto è organizzato per loro. Mentre a molti interessa sempre di più la possibilità di andare dietro le quinte, no? Ecco, questa penetrazione nel mondo reale della comunità locale dentro l'impresa è possibile, perché si imparano dei saperi, si conoscono delle tradizioni, si comprende la storia di un luogo attraverso le sue tradizioni industriali, artigianali. È molto importante questo aspetto. Infine, ultimo ma non meno importante, è tendenzialmente un'attività poco costosa. E questo ai tempi di oggi non è poco. Quando addirittura la visita non è gratuita, il costo è minimo. Provate ad andare a visitare, che so io, la Torre di Pisa o qualche altro monumento di rilevanza nazionale in una famiglia da 4 persone. Vi giocate un bel numero di euro. Poi naturalmente vedete la Torre di Pisa e non vedete, che so io, qualcos'altro, ma visitare le imprese, e alcune imprese sono realmente dei gioielli da diversi punti di vista, offre un'esperienza interessante praticamente a costo zero o low cost, come potremmo dire adesso. Bene, se sono riuscito a in qualche modo convincervi delle potenzialità di questa offerta, adesso vorrei spendere il tempo che mi resta, se non è troppo, io vado avanti, per illustrarvi invece quali sono gli aspetti critici, perché naturalmente se fosse tutto bello come abbiamo descritto, perché stiamo qua e non stiamo a visitare un'impresa? Perché le imprese non sono considerate naturalmente degli oggetti turistici? Bene, perché ci sono alcune criticità, alcuni limiti strutturali e alcune difficoltà organizzative che vorrei in quest'ultimo pezzo del discorso presentarvi. Dal punto di vista delle aziende ci sono alcuni problemi, indubbiamente problemi organizzativi, Giacomo poi magari ci dirà, sono problemi naturalmente risolvibili perché le imprese vengono visitate, ma sono indubbiamente dei problemi. Anche qui questa è una sintesi di indagini che abbiamo fatto sul campo, ma grosso modo le aree di problematica sono 5. La prima, la gestione dei visitatori dal punto di vista non solo del flusso di visita, non solo delle cose da fargli fare e vedere, non solo delle cose da dirgli durante la visita, ma anche dal punto di vista della sicurezza, della salubrità, dell'ambiente di lavoro dei visitatori stessi. Per alcune aziende, magari di grossa dimensione, questo è un problema non da poco, perché la legislazione della 626, immagino persone che ne sanno più di me di queste cose, creano problemi organizzativi non da poco, quindi ci vuole una sorta di analisi di fattibilità della visita. Ci sono delle possibili soluzioni, ma ci sono anche i problemi stessi. Secondo aspetto, l'igiene, no? Insieme alla salubrità dei visitatori c'è anche la salubrità e l'igiene dei prodotti. Di fatto i visitatori sono agenti esterni che entrano in un luogo deputato, che so io, pensate alle produzioni alimentari o a produzioni di questo genere. Quindi problemi di igiene, problemi di sicurezza dell'azienda, l'identità dei visitatori, rischio di furti, ci sono tutti questi aspetti che mi ricordo quando tu organizzavi la visita alla Gioielli Mattioli, dove insomma si vedeva il taglio di brillanti del valore di qualche
picciolo, come si sorrebbe dire, insomma, i brillanti non erano oggetti molto grossi, se qualcuno se ne metteva in tasca, non dico una manciata, ma anche solo uno, il problema non era da poco. Cioè, noi abbiamo a che fare con dei visitatori, anche questo in azienda bisogna porsi e chiederselo come affrontare. Quarto tema. Il ciclo produttivo talvolta è un ciclo produttivo lungo, rumoroso, di una certa complessità, quindi bisogna pensare a visite che siano soddisfacenti per il turista ma che non siano troppo intralcianti per l'organizzazione della produzione. Molte aziende soffrono rischi di questo genere. E infine il problema della riservatezza. Per alcune aziende c'è il problema che un visitatore viene a contatto con dei saperi che non sono segreti in assoluto. La formula della Coca-Cola non gliela dicono ai visitatori della Coca-Cola, neanche la formula della Nutella quando si può visitare lo stabilimento di Alba, ma evidentemente ci sono altri aspetti, per questo molte aziende non ti permettono di fare foto, non ti permettono di fare filmati, non ti permettono di fare registrazioni, perché ci sono evidentemente dei problemi di riservatezza. Come dire, questo è un breve excursus, sono tutti problemi risolvibili, ma sono dei temi che nel momento in cui un'azienda si mette nell'ottica di aprirsi alle visite in maniera un po' più strutturata, bisogna affrontare, sia su dimensioni e caratteristiche diverse, naturalmente legate alle dimensioni e alle caratteristiche delle aziende stesse. Dal punto di vista di chi dovrebbe organizzare il turista, qui io li ho chiamati tour operator, ma possono essere agenzie di intermediazione, istituzioni pubbliche, agenzie di intermediazione private, associazioni come i nostri amici di Neopat, che si dovranno trovare, magari speriamo, auspicabilmente, a organizzare una serie incommensurabile di visite di imprese, perché avremo un mucchio di imprese del Salento che vogliono aprirsi a questa esperienza, e io credo che ci siano tutte le caratteristiche per farlo. Bene, anche qui ci sono delle criticità. Il problema della comunicazione, avere a che fare con dei referenti aziendali sempre uguali, sempre che rispondono con maniera puntuale alle esigenze della visita. Pensate bene che le aziende sono lì per fare altro, per produrre, quindi magari in azienda c'è uno che fa tante altre cose e gli hanno anche detto: senti, interessati anche di organizzare le visite dell'azienda. Talvolta alcune aziende non sempre desiderano l'intermediazione. Ci sono casi di alcune aziende che dicono: voi potete visitarci sempre che non ci sia qualcuno che ci guadagna, perché noi facciamo una visita d'impresa come attività filantropica e non ci piace tanto l'idea che un tour operator vi faccia pagare un viaggio dentro il quale c'è la nostra esperienza. Noi non vogliamo affiancare il nostro marchio, il nostro nome a un'attività dove qualcuno ci guadagna. Quindi voi capite che lì l'intermediazione è necessaria ma non è voluta, no? Quindi ci può anche essere il problema opposto. I tempi di risposta e di organizzazione delle visite non sono gli stessi per i tour operator e per le aziende. Il mercato turistico ha bisogno sì di programmazione, ma anche ha bisogno di decisioni just in time, come sul momento, e magari le aziende, come dire, amano essere visitate ma non è la loro priorità. Secondo tema, possibilità e numerosità, cadenze e frequenze delle visite. In una fase in cui bisogna ancora organizzarle sembra un problema lontano, ma immaginatevi quando le visite hanno molto successo. E allora, da una parte tu hai messo in piedi un sistema di accoglienza turistica che fa della visita d'impresa un suo punto di forza, dall'altra parte ti trovi dopo un po' l'impresa che ti dice: sì, va bene, però adesso lasciami un po' tranquillo, facciamo magari la settimana prossima o il mese prossimo. E anche questo è un aspetto che va indagato bene. Terzo aspetto: l'identità e le caratteristiche dei visitatori. Magari nelle piccole dimensioni questo in aziende di piccole dimensioni questo non è un problema molto sentito, ma per molte aziende conoscere l'identità personale dei visitatori non solo è una necessità, è quasi un obbligo di legge. E non sempre dal punto di vista dell'organizzazione turistica è possibile sapere
nome, cognome, generalità, talvolta età, perché in alcune aziende non è possibile portare dei minori o essere accompagnati da minori con molto anticipo. Voi capite, da una parte il turista per sua natura è un consumatore che si vuole sentire libero, ma dall'altra parte l'azienda ha delle, direi, giuste, no? Esigenze di conoscere, talvolta esigenze dettate anche dalla legge, non solo dalla prassi aziendale. Infine, un altro aspetto è la gestione degli imprevisti, che è insita, è strutturale nel mercato turistico. Noi oggi a mezzogiorno siamo andati a mangiare, ce n'erano due di meno, siamo dovuti andare a dire ai gentili signori che ci hanno servito uno splendido pranzo, dice, ma siamo due in meno, loro fanno, pace, togliamo. Dietro magari ci manderanno a quel paese, però gentilmente tolgono due coperti e il pranzo viene lo stesso. Ma in un gruppo che deve visitare un'azienda, se gli dici veniamo in 8 e poi vieni in 10, non è la stessa cosa. Per un'azienda questo è un problema, mentre è strutturale questo imprevisto per l'organizzatore turistico, per l'azienda questo non lo è. Detto questo, anche questi sono, le ho chiamate aree di criticità, perché insomma sono criticità ma possono essere risolto. Che cosa ci dicono i turisti quando li abbiamo intervistati dopo la loro esperienza di visita? Quali sono gli aspetti più importanti per rendere effettivamente attraente, effettivamente interessante una visita? Primo, una facile organizzazione e prenotazione delle visite. Aspetto che normalmente non viene considerato, ma ai turisti interessa non tanto avere informazioni esatte su quale sarà la visita, su che cosa succederà, ma vogliono essere facilitati a entrare nell'azienda. Questo sia turisti individuali che turisti di gruppo, ne parlerà poi Francesca più avanti. Il problema del trasporto. Normalmente le imprese, ne riparlerò da qui a poco, ma c'è una considerazione da fare che è uno degli aspetti strutturalmente più rilevanti dal punto di vista critico. Normalmente le imprese non si trovano nei luoghi turistici, i territori turistici non sono gli stessi territori dove ci sono le imprese. Il trasporto da e per le imprese è un aspetto cruciale. I turisti individuali, tra l'altro, trovano difficoltà, vabbè, oggi siamo arrivati con i navigatori, riusciamo probabilmente ad arrivare dappertutto, ma andare in una zona industriale, andare in un luogo che non è consono ai percorsi turistici, per un turista che arriva da fuori è un problema. Quindi la problematica del trasporto è un aspetto importante. Poi, naturalmente, altri aspetti che ci possiamo immaginare più importanti, come... Questo è un ordine di priorità secondo l'indagine che abbiamo fatto, quindi non è prioritario ma è importante, la possibilità di degustare, la possibilità di acquistare. Quando, parlando di Made in Torino, abbiamo chiesto ai nostri clienti, visitatori, che cosa si potrebbe fare di più per rendere più interessante il progetto di cui vi parleranno i miei amici dopo, per renderlo più interessante, per farlo funzionare meglio, primo aspetto, decidere all'ultimo momento, che, se vi ricordate, è uno degli aspetti che rende più difficile la relazione con l'impresa. Un turista, per sua natura, vuole decidere, va lì, che cosa c'è da fare oggi? Bah, volevo andare al museo, c'è troppa gente, poi piove, no? Cioè, vado a visitare un'impresa, quando parte, quando posso andarci? Fra 2 ore. Questo per un turista è molto importante, per un'impresa invece è un limite. Cioè, anche su questi aspetti bisogna poi, chi ci opera concretamente, lavorare. Rendere accessibili a più categorie di turisti le visite, anche qui sembra un problema distante, ma molti turisti con famiglie, il passeggino, il bambinetto, che ne facciamo? Lo infiliamo nel calderone della cioccolata e continuiamo la visita come nel film lì, La fabbrica di cioccolato, o ci aspettiamo che la visita, che l'impresa si preoccupi di farci permetterci di girare nell'impresa col passeggino o cose del genere, o magari col pupo che piange quando c'è qualcuno che sta tentando di spiegare come viene fatta la mozzarella fior di latte, visto che siamo in zona o cose del genere. Sembrano problemi da poco, ma poi, diciamo, la qualità del prodotto turistico passa attraverso questi aspetti. Possibilità di visitare in più giorni alla settimana, agevolazione presso negozi e offerta di pacchetti turistici che dentro l'esperienza turistica offrano anche la visita d'impresa. Uno degli aspetti più difficili
e forse per voi, visto che bisogna iniziare da zero, più promettenti, è poter già inserire la visita d'impresa non come attrazione separata dal resto, ma dentro un percorso integrato, quindi integrarlo dentro il resto dell'offerta turistica. Come vedete, all'inizio di questo lucido c'è scritto verso le conclusioni, dovrebbe essere chiaro che sto per finire, questo vi dovrebbe permettere un sospiro di sollievo, quindi mi suggerirei due punti per ragionare in termini di possibilità di fare un'offerta turistica costruita intorno all'impresa di tipo vincente. L'attrazione, un'azienda che si trasforma in attrazione turistica dovrebbe soddisfare tre requisiti dal mio punto di vista. Uno, essere testimonial del territorio che la contiene, rappresentare l'identità locale, cosa che ad esempio oggi le nostre due visite che ci hanno fatto fare, le nostre due meravigliose esperienze, hanno proprio colto nel segno. Cioè, noi siamo andati a vedere una produzione di ceramiche, un forno che sfornava meravigliose friselle. A parte che visitare un forno verso mezzogiorno è una sorta di attentato alla capacità critica dei visitatori, perché avevo una fame spettacolare. Comunque, ecco, rappresentano l'identità locale, saper rappresentare lo spirito di un territorio. Secondo, costituire un'eccellenza, perché immagino che voi sappiate, ci sono tanti produttori di ceramico, tanti produttori di friselle, ma perché visitare proprio questo e non quest'altro? Ma non necessariamente dobbiamo fare uno screening sulla qualità del prodotto, noi non dobbiamo assurgerci ad arbitri né a giudici, questo sono i clienti che lo fanno, della qualità del prodotto, quanto piuttosto la capacità di far capire che quel prodotto fatto in quel modo, in quel luogo, rappresenta ciò che noi vogliamo passare come messaggio, come identità locale. Infine, risultare un esempio vincente, positivo. Io credo che la cosa più bella sia vedere la passione di un imprenditore quando ti racconta la sua visita. E qua sono sicuro Giacomo saprà trasmettere la passione che lui mette nella sua azienda e nel racconto delle sue visite, ma molte visite risultano dal mio punto di vista entusiasmanti perché si vede la passione. Un imprenditore è orgoglioso della sua azienda, deve trasmettere questo orgoglio a chi la visita. Non è un problema di commerciale, non è un problema di essere commerciali. Noi non dobbiamo convincere necessariamente ad acquistare, noi dobbiamo trasmettere una passione. L'esperienza dentro imprese di questo genere è capace di soddisfare i turisti quando, anche qui, assolve a quattro cose. Uno, ma questo è il riassunto di quanto ho già detto, deve dare l'opportunità di divertirsi e di giocare, nel senso turistico del termine. Deve avere una dimensione ludica la visita d'impresa. Non può essere solo informazione, conoscenza e osservazione passiva. Noi dobbiamo permettere, come dico nel punto 2, ai visitatori di provare, di simulare, di testare, di assaggiare, di toccare, nel limite di quanto abbiamo detto prima, nel limite del lecito, ma questa è l'essenza, è l'essenza turistica della visita d'impresa. Se no facciamo turismo scolastico, facciamo venire i fornitori, i clienti, facciamo venire gli studenti a vedere la nostra impresa. Esistono queste visite, ma hanno quest'altra funzione. Dal punto di vista turistico, la possibilità di sperimentare è importante. Terzo, la possibilità di acquistare qualcosa, non necessariamente il prodotto, ma anche possiamo immaginare merchandising, marchi, immagini del luogo, loghi. Bisogna uscire con qualcosa in mano, così come quando si è ospiti o si incontra qualcuno che vuole rappresentarti il tuo territorio, non ti lascia andare via senza qualcosa in mano. Ecco, dalla visita di impresa tu non devi uscire a mani vuote. Infine, devi essere capace di informare senza essere pedante, e questo è un gioco che non è così facile. Io sicuramente riesco a essere pedante, non so se sono riuscito a informarvi, ma spero di farlo. Il problema è che molte volte l'impresa, la narrazione della visita d'impresa è affidata a un appassionato del prodotto. Ecco, qui bisogna sviluppare, credo, attività formativa. Ah, grazie. Ha rimarcato questo passaggio, è stato maligno.
maligno da questo punto di vista. Sicuramente qui un'attività di formazione di chi fa il cicerone, di chi organizza le visite, credo non sia secondaria, perché una buona visita passa dentro un buon racconto. Stiamo veramente chiudendo. Qui dentro che cosa c'è? Qui dentro c'è le questioni da affrontare per fare un buon programma di turismo d'impresa. Sono questioni strutturali su cui occorre ragionare. Primo aspetto, che normalmente non vengono citate, perché normalmente nei convegni si parla sempre in positivo, no? Quanto è bello fare queste cose, anzi quanto sarebbe, si usa il condizionale così non si rischia, ma se vogliamo farlo noi dobbiamo affrontare alcune cose. Il primo problema, c'è una difficile capacità, è difficile far capire ai visitatori che la visita impresa ha un valore turistico. Per mille motivi, perché l'impresa normalmente non viene declinata come oggetto turistico e poi perché la visita d'impresa è time spending, come dicono di nuovo gli inglesi, occupa molto tempo, i turisti hanno sempre meno tempo, allora destinare mezza giornata o una giornata del proprio tempo turistico per fare una visita è un investimento grosso in termini di tempo. La visita deve essere molto soddisfacente perché occupa tempo, è distante dai luoghi turistici, deve prevedere uno spostamento, tutta una serie di prassi, di procedure. Questo è un investimento, pensate non tanto ai modelli turistici che avete qua, ma pensate al turismo urbano classico. Il turismo urbano si gioca la sua competizione in permanenze dalle 36 alle 48 ore. Ecco, in 36 ore se tu decidi, cioè tre mezze giornate, di destinare mezza giornata a visitare un'impresa, ecco, è una puntata forte, il tuo tempo da turista è prezioso, tu devi essere capace di offrire un'esperienza veramente vincente. Ha dei vantaggi, l'abbiamo visti, ma questa esperienza deve essere vincente, se no si esce fuori con la sensazione di aver buttato via tempo, e il tempo turistico è il tempo prezioso per definizione. Secondo aspetto su cui occorre ragionare è che abbiamo scoperto durante diverse indagini che comunque ci sono molti turisti interessati a visitare le imprese e comunque ci sono molte imprese interessate a farsi visitare. Tuttavia è molto difficile farli incontrare. Vi è una sorta di mancato incontro, di difficoltà di mettere in relazione questa domanda e questa offerta. E credo che uno dei ruoli chiave che bisogna giocare, che dovrete giocare, sia proprio questo. Riuscire a mettere in maniera coerente in relazione chi è interessato a visitare e chi è interessato a farsi visitare. C'è da dire che non tutti sono interessati a visitare tutto e non tutto ciò che è visitabile è interessante per tutti. Non è un gioco di parole, ma non si può presentare come bello tutto, no? Bisogna capire chi è il turista di riferimento e orientare la domanda presso quelle aziende che sono interessate a quel tipo di turista. Normalmente le visite sono poco connotate ludicamente, normalmente sono poco coerenti con i modelli turistici più consolidati. Come dicevo, le visite consumano molto tempo, sono distanti dai luoghi turistici, normalmente si svolgono in momenti non propizi, ce lo racconta Francesca, a Torino abbiamo tentato di inventare anche delle visite notturne, perché buona parte dei turisti urbani durante la giornata sono impegnati in altro. Allora, mettersi in competizione con attrazioni molto forti, voi capite, cioè, ho mezza giornata, vado a vedere, che so io, il Palazzo Reale, che è una delle bellezze architettoniche di Torino, o vado a visitarmi la fabbrica di cioccolato? Se ho mezza giornata, la priorità è di un certo tipo. Se noi riusciamo a dilatare l'offerta anche temporale della visita d'impresa, possiamo diventare in qualche modo più competitivi. Gli ultimi due aspetti sono aspetti, direi, a questo livello del discorso per voi forse più futuribili, ma non secondari. Attualmente le visite d'impresa non sono quasi mai, nella mia esperienza, o per nulla integrate con l'offerta turistica più tradizionale. Se tu vai a chiedere agli uffici turistici, anche al nostro, vorrei fare qualcosa domani, che cosa mi offre? C'è il museo, c'è il museo egizio, la Mola Antonelliana, il museo del cinema, il Palazzo Reale, il Salone del Gusto, in questi giorni c'è stato il Salone del Libro a Torino, tutto questo,
E poi c'è altro, ah sì, in effetti c'è anche la possibilità di visitare impresa, aspetti che vado a prendere il volantino, che è qui da, è un'altra cosa, no? È come se fosse un'altra cosa. Noi dobbiamo iniziare a pensare alle imprese come a un oggetto turistico, come a una spiaggia, visto che qua ce ne sono, perché c'è spazio sia per andare in spiaggia sia per visitare l'impresa. Il problema è che bisogna essere capaci di integrare questa offerta, non metterla in alternativa. E infine, non so se ci sono dei rappresentanti di istituzioni locali, ma questo fa sempre elegante dirlo, c'è un'assenza di promozione del turismo d'impresa a tutti i livelli. Non voglio certo fare riferimento a una realtà locale che non conosco, ma vi dico solo che quando andiamo a parlare di turismo d'impresa a Bruxelles, alla Comunità Europea, presenti il progetto alla DG, alla direzione del turismo, ti dicono bello, interessante, però questa andate un po' due piani sopra, c'è la DG Industria che vi ascolterà per avere eventualmente dei finanziamenti o degli aiuti. Vai alla DG Industria e ti fanno bellissimo, ma perché ci parli di turismo? Noi siamo la DG Imprese, quindi, come dire, visto che siamo nel mezzo, tutti se ne lavano le mani e c'è una sorta di assenza di, chiamiamolo così, presidio istituzionale di questa idea, ma credo che il suo successo e il suo sviluppo poi porrà anche le istituzioni di fronte a questa realtà che invece è promettente anche dal punto di vista della gestione delle risorse umane in impresa. Voi pensate a grandi imprese che magari hanno problemi di mobilità o di ricollocazione di lavoratori, che cosa potrebbero fare con un'attività di visita d'impresa molto sviluppata e con una certa attività legislativa che incentiva, ad esempio, l'utilizzo di lavoratori dentro l'attività del turismo d'impresa o viceversa. Insomma, si possono immaginare tanti aspetti su cui in questa fase non mi soffermo, perché forse andiamo più avanti. Come promesso, io ho finito e vi ringrazio, e adesso ascoltate veramente le storie interessanti.